per il maschio dall'età dei 40 anni più o meno in avanti, bisogna ricordare che la prostata rimane un argomento delicato, bisogna andare a farsi vedere. A partire da 40 anni un controllo del PSA è a mio parere doveroso per capire chi è a rischio di sviluppare un tumore della prostata nei 20 anni successivi. Quando questo problema non fosse presente e la prostata, diventando grande, creasse i primi problemi nel fare la pipì, bisogna ricordarsi di andare a farsi visitare per discutere con il medico, che può essere il medico di famiglia, non necessariamente lo specialista. Farsi visitare, fare gli esami che servono per puntualizzare la propria situazione. Il motivo di tutto questo è che ci sono i modi per star bene, ci sono dei farmaci efficaci e se ci dovesse essere bisogno di fare un intervento chirurgico, oggi si possono fare tecniche non invasive che risolvono il problema facendo star bene il paziente. Non bisogna fare gli struzzi, è un peccato, perché in quel caso si corre il rischio di arrivare troppo tardi e poi veramente lì le soluzioni non ci sono più.